Ma io me lo auguro, insomma, abbiamo seguito un attimino quelle che sono le indicazioni del Presidente della Regione Ciri, insomma, ha detto in base anche a questi contagi. Ci auguriamo proprio tutti di poter tornare dalla prossima settimana, qua, se non la prossima, che sia quella dopo, però che i tempi oramai diventino un po' stretti, perché abbiamo questo tipo di necessità impellente. Quindi noi, mi permetto di dire, ecco, no, gli abbiamo chiesto gentilmente, no, gli invitati anche per, insomma, no, una volta vederci veramente tutti qua nella piazza. E è partita questa situazione di protesta a Torino, no? Perché poi è stato un po' l'elemento trainante come associazioni, noi come associazioni ambulanti, poi ci sono i rappresentanti dei mercati, ci hanno anche raggiunto stamattina, tra l'altro, dei nostri colleghi del mercato di Luserna, che logicamente si è voluto cercare di concentrarci, perché non è tanto il fatto di Luserna, Torre Pellice, o che possa essere il martedì del Bobbio Pellice, però è il fatto di dire la vallata, la Val Pellice, che ha questa importanza, i mercati ci sono, quindi abbiamo necessità di farci, in ogni caso, farci sentire un attimo. Questo tipo di protesta, che assolutamente è autorizzata, e avete comunque concesso anche questo tipo di possibilità, vede i furgoni posizionati, la merce sui banchi con i cartelli apposti che non si può vendere, per l'appunto, perché logicamente questo è quanto è stato vincolato e quante sono le regole comunque di questo DPCM attuale. Questa tipologia di protesta vuole un attimino coinvolgere quelli che sono anche gli enti locali, quindi quello che sono le amministrazioni comunali, in qualità della persona del sindaco e dell'assessore al commercio, che poi sono le figure, chiedendo da parte nostra, intanto alzando la mano, perché noi abbiamo un disagio economico e sociale, o ruotiamo dall'altra parte, sociale ed economico, e avremmo piacere da adesso in avanti, soprattutto, perché non guardiamo indietro, no? Ma da adesso in avanti poter iniziare magari a dialogare con dei tavoli, io li chiamo tavoli tecnici, no? Magari polivalenti, no? Per dare più importanza e visibilità a quelle che sono le nostre problematiche, a quelli che sono i nostri mercati. In primis a quello che è lo stato attuale. Noi stiamo vivendo questa, chiamiamola, discriminazione, no? Cioè il fatto che abbiano obbligato noi del settore extraalimentare, e anche, io ricordo sempre comunque i colleghi, quali le estetiste, quali le parrucchiere, però noi in questo momento stiamo pensando a quella che è il nostro settore nello specifico extraalimentare, anche se si sta parlando di ambulanti sono sia gli alimentari che gli extraalimentari. L'alimentare ha continuato a lavorare, l'extraalimentare no. Non siamo noi gli untori, quindi, e penso che l'abbiamo dimostrato, perché comunque questi indici non sono scesi con un valore così tale che faccia pensare che potevamo essere noi. La quindi vi è stata sicuramente un errore di valutazione da parte delle istituzioni centrali, quindi da chi ha fatto questa tipologia di valutazione, e pertanto vorremmo assieme a voi cercare di dare un peso in questo momento, nel momento reale, nei confronti di quella che può essere il vostro interlocutore, quindi la Regione, facendo un po' traino fra i comuni, un po', mi permetto di dire, come è stato fatto mercoledì mattina nei comuni della Val di Susa, no? Su cui ho seguito questa situazione, che hanno preparato un documento dicendo: i mercati sono all'aperto, questo la scienza e la medicina ci sta dicendo. Siamo che un paese, quindi il tasso di densità è molto inferiore che non a fare, che a Porta Palazzo. Perfettamente, e poi sappiamo che all'esterno la probabilità è decisamente minima, no? Mi sembra che risulti l'un per mille, no? Mi diceva Paola per l'appunto prima, quindi uno su mille. Quindi dicendo, c'è modo e maniera di poter pensare di aprire nuovamente i mercati del settore extraalimentare, in ogni caso anche in quella che è la zona rossa. La preoccupazione è attuale, la preoccupazione è anche per futuro, domani, certo. Perché
insomma, leggevo alcune cose che dicevano che possiamo viaggiamo su una sinusoide, no? Cioè, nel senso, potrebbe esserci un ritorno per altre due o tre volte di questa situazione pandemica, per andare poi, e questo ce lo auguriamo penso assolutamente tutti, andare poi a vederla finire, no? Perché dovremmo veramente tornare tutti con un sorriso senza queste mascherine, però da qua in avanti non possiamo sapere quali altre problematiche ci potranno poi accogliere nel tempo, no? Ci potremo ritrovare, quindi pensare di ragionare in sicurezza, quindi far togliere o perlomeno se persiste la zona rossa, però pensare che il nostro settore, che in questo momento è fortemente veramente in ginocchio, possa, ragionando assieme a voi, ragionando assieme alla regione e alle istituzioni, possa essere garantito sotto una forma di sicurezza e poter continuare a operare sul suolo pubblico esattamente come gli altri nostri colleghi del settore. La protezione civile, eccetera, fatto in sicurezza, si sparpaglia un po' di più, proprio per dirla in maniera brutale. Assolutamente. Si allarga un po' di più e finisce lì. Assolutamente. Si riduce magari un po' come dire, le superfici e uno riesce almeno a poter piazzare e lavorare. Questo è solamente non potendo fare quella voce grossa, perché in questo momento le associazioni, tutti noi siamo stati veramente tutti, io devo dire, bravi, posso usare questo termine, perché comunque abbiamo una sofferenza dentro innanzitutto, perché insomma abbiamo anche una dignità e abbiamo delle famiglie. Oltre alla questione economica c'è anche la questione psicologica, cioè non esco col camion, sto a casa una settimana, due, tre, quattro, uno sfocia in, come dire, nell'utilità della persona, cioè non porto il reddito, non sono utile. Assolutamente. E quindi la dignità del lavoro finire che si va. Assolutamente. E questa categoria, spiegavo prima, lo dico ancora una volta, poi non voglio essere noioso. Questa categoria è una di quelle categorie che è un treno in corsa, perché comunque che qualsivoglia siano le intemperie, qualsivoglia siano le problematiche, un furgone sul mercato lo troverete sempre. I mercati hanno la loro importanza, perdonatemi, io lo dico anche così, sono, immagino, anche un buon bilancio per le casse delle amministrazioni, no? Quindi pertanto abbiamo bisogno di una mano da tutti voi i cittadini, da tutte le vostre amministrazioni, di poter iniziare veramente un dialogo diverso per affrontare nell'immediato. Io mi auguro che poi veramente la prossima settimana sia tale, no? Che possiamo tornare, però continuare questo dialogo, a fare dei tavoli che ci consentano di poter affrontare in futuro delle situazioni di questo tipo, che dite ok, possiamo operare in emergenza ragionando assieme a tutti noi, perché ci trova tutti disponibili, cioè veramente qua non c'è nessuno che abbiamo bisogno di poterci unire un attimino, no? Questa cosa qua avrebbe dovuto insegnarci che dobbiamo unirci tutti assieme, un po', creare un po' più di unione, no? Quindi abbiamo bisogno di e poter operare come possono in questo momento operare le altre attività. Poi questa zona, l'ho già detto 100 volte, lo dico ancora una volta, zona rossa farlocca, ha veramente visto solo ed esclusivamente noi e qualche altra tipologia tagliata fuori, perché chiunque si guardava attorno a sé, chiunque usciva, poteva vedere che insomma era cambiato ben poco. Siamo in difficoltà, vogliamo semplicemente tornare a lavorare e trovare il supporto tale che, grazie al vostro, mi auguro, interessamento, all'interessamento di tutti i comuni indistintamente, no, in unione, si possa, da parte vostra, perché noi abbiamo voi come interlocutori sulle nostre tante piazze. Siamo un po' diversi da Torino, perché Torino ha 48 mercati reali in questo momento, mi risulta, e hanno un'unica amministrazione. Noi abbiamo, se abbiamo tra virgolette 48 mercati, abbiamo 48 amministrazioni, no? Quindi abbiamo bisogno che queste amministrazioni facciano forza e nei confronti della regione possano approcciarsi e possano in ogni caso dare veramente una spinta, dicendo: noi, valutando quelle che possono essere le situazioni di sicurezza del nostro territorio, quelle che possono essere queste situazioni valutate assieme ai commercianti, possiamo pensare di fare così per riaprire in sicurezza anche quando siamo in quella che è la zona rossa. Ecco.
Noi chiediamo un pochettino questo parlato. Aggiungo di più, cioè il sindaco è responsabile della sicurezza e della salute dei cittadini. Tutti i DPCM ci sono sempre passati solo sulla testa, cioè noi abbiamo subito, come voi, qualsiasi tipo di decisione a livello governativo regionale, no? Per esempio a Torre Pellice, quando eravamo in zona arancione, avevamo già più dei 250 ogni 100.000 e quindi avremmo dovuto chiudere, siamo arrivati a un momento in cui avevamo una grossa pressione di casi positivi, quindi magari avrei dovuto anticipare delle misure. Attualmente siamo ancora in zona rossa, speriamo soltanto più questa settimana, ma io questa settimana qua sarei già potuto essere libero. No, perché questa settimana, grazie a Dio, da 48 casi siamo passati a 16 e non abbiamo più 3-4 casi al giorno nuovi, no, ma ne abbiamo 1-2 settimana, per fortuna. Quindi se noi abbiamo la responsabilità sanitaria e della sicurezza, ok, che ce la facciano, come dire, espletare. Se poi sbagliamo, che ci prendano, no? Ma io che vediano la possibilità, presumo, di che ognuno di noi conosciamo il nostro territorio, il nostro paese, i nostri esercizi commerciali, le nostre persone. Magari possiamo mettere in pista anche, noi abbiamo la Protezione Civile, che ha fatto un servizio eccezionale in questi, e quindi magari in totale sicurezza potevamo riuscire ad adottare delle... diverse azioni sul territorio. Purtroppo in questo caso siamo tutti così. Porto un po' di, visto che un po' di lavoro lo faccio dal punto di vista sanitario, secondo me, e lo dico, se continuiamo a fare tutti un po' attenzione, questa è la posizione qua non, e se riusciamo ad andare avanti con i vaccini, e vi dico che stiamo andando avanti con i vaccini abbastanza velocemente in queste zone qua, io non penso che questa rossa, gialla, gialla, rossa, su e giù, eccetera, io la guardo con ottimismo. Perché questo fa alla fine siamo, no? Abbiamo bisogno di un po' d'ottimismo. Cioè, perché... Poi capisco, le ASL fanno quello che possono, però anche loro stanno facendo uno sforzo enorme per riuscire a vaccinare più persone possibili. E una volta che siamo un po' iniziano tra i 60 e i 70 anni, anche qua abbiamo fatto a Torre Pellice gli ottantenni e più, in maniera più veloce possibile. Se arrivano questi benedetti vaccini, abbiamo la possibilità di vaccinare anche il doppio delle persone che stiamo vaccinando in questo momento. Siamo passati a vaccinarne 5.000 in tutto il Pinerolese ad arrivare a 11-12.000 a settimana. Quindi questo è quanto. Certo. E quindi di avere un po' di prospettiva davanti, se no per pensare di nuovo a ottobre, novembre, essere di nuovo come ottobre, novembre di quest'anno, cioè non ce la si fa più, non ce la si fa più dal punto di vista economico, non ce la si fa più dal punto di vista di come dire, il paese è grosso, io ho 4.600 abitanti più tutti quelli che hanno relazioni con Torre Pellice, no? E il tessuto sociale, produttivo, psicologico delle persone, eccetera, non si regge più. Certo. Non si regge più. Martedì e mercoledì che hanno aperto le scuole è stato un giorno, cioè io vedevo tutti quanti in giro con gli occhi che sorridevano, ma non soltanto i bambini, cioè tutti, perché si torna un minimo di normalità. Dobbiamo ridare un minimo di normalità al paese. E poi non dipende da noi, ti dico, noi. Il comune di Torre Pellice incassa 40.000 euro dal mercato all'anno, ma dall'occupazione solo pubblico, mettiamola così. L'anno scorso siamo arrivati a 10, cioè se arriviamo. Non sappiamo se i soldi che ci sono arrivati per il Covid possiamo gestire. Perché non sono ancora usciti, cioè sono arrivati i soldi, ma non sappiamo se li dobbiamo dare indietro, perché non sono ancora usciti, se possiamo rendicontare quel meno 30.000 euro, possiamo rendicontarli. Allora, se ci dicono che possiamo rendicontarli, ormai sono coperti, possiamo anche fare dei ragionamenti su dire. Come diamo una mano ai tessuti produttivi? Tutti, nel senso dalla tassa rifiuti dei negozi al bar, certo, che è stato chiuso. Ma dall'altra parte noi siamo a... Dobbiamo rendicontare entro il 31 di maggio e non sono ancora usciti oggi, ok? I costi rendicontabili, no? È allucinante. Quindi stiamo correndo anche noi come dei dannati dall'altra parte, dando delle risposte magari non esaustive a tutti quanti, perché andiamo avanti in base a come si sveglia qualcuno la mattina, cioè diventa complesso per tutti. No, assolutamente capibile, e capibile anche questa problematica, questo è poco ma sicuro, perché ognuno quando è così, ahimè, no? Cioè, c'è questo discorso, no? Ognuno ha quello che è la sua responsabilità, il suo settore, per la carità di Dio, ed è quello che insomma si vuole dire, cioè bisogna cercare comunque
comunque di secondo quello che può essere un mio pensiero, ma penso che sia un po' il pensiero di tutti, ci deve essere una spinta diversa, cioè che non deve essere solo una spinta, cioè sicuramente appoggiata da quella che è la realtà, la scienza. Ma una spinta da parte degli enti locali, magari uniti. Io questa cosa ci credo, ne parlavo 2 settimane fa anche con l'assessore Baxter del sindaco Pinerolo, dicevo, cioè bisognerebbe fare questo tavolo e iniziare a pensare che un punto maggiore di forza lo facciano gli enti locali, perché poi dopo in realtà siete voi che vi smazzate, ecco, no, usiamo questo termine. Quel lavoro sporco lo fanno, decidono gli altri, ma poi il lavoro sporco lo facciamo. Esatto, no, io ho usato questo termine, no, però siete voi che poi dopo veramente avete questa parte più, però noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno, primo la lamentela, perché se no, cioè, la lamentela è, o perlomeno la voce in questo momento è, noi vogliamo riaprire, in un modo o nell'altro vogliamo riaprire, abbiamo fatto da cuscinetto a livello di associazioni di cui... Noi ne facciamo parte, ma lasciamo perdere questi discorsi da cuscinetto, anche per cercare di contenere un attimino quelle che sono le tensioni e i nervosismi. Si vuole rientrare sui mercati, sono posti di proprietà, lo sapete benissimo, sono posti che ci sono degli investimenti, ci sono delle famiglie dietro, ci sono delle grandi difficoltà in questo momento, non abbiamo aiuti dal governo, questo non da voi che sia chiaro, ma dal governo gli aiuti non arrivano, ci hanno lasciato a becco completamente asciutto con delle perdite che hanno una variabile tra il 40 e il 50, se poi andiamo a guardare i primi mesi di quest'anno rispetto all'altro anno stiamo parlando del 65-70%. Il settore extraalimentare, ci tengo a precisarlo, vive col dicembre, cioè vive. Il dicembre è un'asticella che ti consente di superare i mesi più difficili dell'anno, che sono gennaio e febbraio. Gennaio e febbraio sono i mesi difficili per natura, da sempre, e i cosiddetti vecchi ambulanti di generazioni lo possono dire, e ci siamo di nuovo, nuovamente ritrovati fermi a marzo e aprile, quindi ci siamo mangiati 4 mesi dell'anno. Certo. Ammesso e concesso che con questa situazione di calcolo matematico che il nostro presidente Draghi ha messo in piedi, un po' così complessa da capire, ma molto semplice da intuire, mettiamola così, noi ci potremmo magari ritrovare forse, chissà quando, di questo mese, del prossimo, con un versamento di 1000 euro, ma le nostre famiglie teoricamente dovrebbero vivere da gennaio di quest'anno ad arrivare fino a fine aprile, supponiamo, con 1000 euro circa, boh, non lo so, poi correggetemi, 1 euro, 2 euro al giorno all'incirca, famiglia di 3-4 persone. Famiglie che vivono esclusivamente di questo, con i figli che vanno a scuola, che devono affrontare. Noi abbiamo bisogno di riaprire. Riapriamo in sicurezza, non siamo gli untori, riapriamo in sicurezza, valutiamo assieme se ci sono dei crismi e dei criteri a cui rispondere o a cui poterci attenere. Siamo tutti qua, io purtroppo sono ipovedente, non vedo bene, no. Però vedo tutti, mi sembra che siano tutti con la mascherina, certo. Non vedo dei colleghi che sono senza, l'abbiamo sempre tenuta, l'igienizzante sui banchi, certo. Quindi ecco, vogliamo solo dire questo, esattamente come i nostri colleghi, la categoria è unica, del settore alimentare che continuano a lavorare, la categoria è unica, però ahimè in un qualche modo c'è stato un po' una lama che tende a spezzarci un pochettino, no? Ecco, sì. Un'altra cosa che io vedo che è stata fatta qua è che su taluni comuni abbiamo un po' queste difficoltà a causa del DPCM, delle normative vincolanti del DPCM per il distanziamento sociale, ok, ma per il distanziamento sulle attività lavorative ci siamo ritrovati in alcune situazioni, e sono ancora attuali, con quello che è un distanziamento, un'ordinanza con un dislocamento
sui posteggi di proprietà extraalimentari per ciò che riguardava gli alimentari. Ecco, questa ordinanza, che io ringrazio perché è stata ritirata dall'amministrazione, questa ordinanza che vedeva due banchi alimentari da questa parte, è stata ritirata gentilmente. Io ho disturbato un po' di volte, ma hanno dato una mano molto velocemente sotto questo aspetto, è stata ritirata questa ordinanza. Io dico, ecco, vediamo un attimino anche di rivedere queste cose, di non rimettere in piedi eventualmente ordinanze di spostamenti per poi tornare. Questo non mi rivolgo a voi perché siete qua adesso, mi rivolgo a tutti quelli che mi auguro possano sentire, per non ritrovarci poi a dover anche discutere su quello e vederci in difficoltà, no? Perché magari ci ritroviamo una dislocazione di posteggi alimentari sui nostri posti, è un fastidio, mi permetto, perché dà un po' fastidio vedere magari un altro banco alimentare sul nostro posto, già siamo danneggiati, già siamo e magari non puoi tornare sul tuo posto, devi adattarti, ecco. Queste cose qua, vediamo, limiamole, sì, limiamole assieme. Temporanea, sì, sì, esattamente, ma io infatti non mi sto riferendo, però dico ci sono realtà, abbiamo Pinerolo, diciamolo, che c'è una disposizione, capisco che però noi siamo in sicurezza, abbiamo rispettato tutti, non penso che qua, nonostante i vostri controlli ferrei, anche nel post primo lockdown con la vostra protezione civile che ringraziamo e chi si è dato disponibile, no, per seguire questa cosa qua, davano non ci sono mascherine per permettere a chi non c'era e devo dire che siete l'unico comune che avete fornito, l'abbiamo visto noi anche di fronte ai nostri banchi, che le forze dell'ordine hanno fermato coloro che magari si erano approcciati senza mascherina e hanno fornito gratuitamente la mascherina, quindi questo tanto di cappello dovrebbe essere un esempio per tanti, però ecco, proprio perché c'è questa possibilità di esempio, non deve essere un esempio di un'ordinanza che disloca maggiormente il settore alimentare e non consente a noi assolutamente il rientro. Ecco, cerchiamo di lavorare, io mi permetto di dirlo plurale, ma io non sono nessuno, semplicemente sono, però cerchiamo di lavorare in modo da poter pensare da oggi in avanti, perché purtroppo indietro non possiamo più tornare, ma da oggi in avanti, qualora ci ritroviamo nuovamente di fronte a delle situazioni di emergenze sanitarie nazionali, di fare dei discorsi per cercare di dire ok, noi siamo comunque in sicurezza anche se facciamo rientrare questa gente che ha bisogno di lavorare, ha bisogno di mangiare, ha bisogno di portare avanti quella che è la vita sociale con l'assoluta dignità che sempre ha avuto. Certo. Mi sento di dire che possiamo eventualmente iniziare già a sentire i nostri colleghi vicini, l'assessore di Luserna, l'ufficio commercio di Villare Bobbio, eventualmente di metterci d'accordo per magari far sentire questa vostra voce già in regione tramite noi. Questa sarebbe una cosa molto gradita, io se volete, perché volete magari anche sentire, cioè, se avete voi un'iniziativa o la falsa riga dei colleghi anche vostri, del suo collega, magari sindaco dei comuni, ripeto, del comune di Condove, poi io ho una copia perché me l'hanno inoltrata ieri per conoscenza, se vuole tranquillamente, ecco, senza togliere lavoro, autonomia, meriti a nessuno, perché qua non c'è nessuno che ha meriti. Mi dicono sempre, se una cosa ben fatta può anche essere copiata. Voilà, l'importante è copiare quello che funziona. Io dico sempre, copiamo quello che funziona. Esatto, c'è modo e maniera, quindi se può essere una cosa, una voce, noi vi siamo molto grati di questo, ecco, molto grati, perché abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi abbiamo bisogno di una collaborazione ben accetta, anzi. Volevo chiedere, voi come comune avete una certa discrezionalità in relazione alle aperture nelle zone rosse? Assolutamente no. Ci arriva la lista e quella è. Addirittura, guardate, la parte più frustrante è stata che, dico, mandami il DPCM mezz'ora prima, no? Ok? Invece no, c'era l'uscita del DPCM, io avevo i negozianti, mi ricordo una sera alle 11:30 avevo l'edicolante che mi diceva ma domani mattina apro o non apro? No? E non è che apre alle 9:30, ti faccio guarda, sono come te davanti alla TV,
no? Che sto tentando di capire, no? Poi, come ce l'ho avuto io, ce l'ha avuto lui, mettersi lì a leggere alle 11, 11 e mezza di sera, eccetera, eccetera, per riuscire a dare le informazioni ai propri cittadini su quello che si poteva fare e su quello no. Questa è stata la parte più frustrante di tutto. Io non dico di passare avanti, no? Però alla fine, cioè, mezz'ora prima e anche come di una questione di rispetto istituzionale, certo, eccetera. Poi capiamo che nell'emergenza ognuno fa quello che può. Il comunitore Peli ha dato due volte per i suoi cittadini, abbia fatto i buoni alimentari, cioè arrivare a dare buoni alimentari vuol dire che la situazione è grave, per due volte per 26.000 euro e più abbiamo ancora fatto colletta e abbiamo ancora trovato altri 10.000 euro in questo anno e mezzo, perché capiamo le difficoltà di tanti, eccetera, eccetera. Diventa molto frustrante, molto frustrante. Un mese fa ero preoccupatissimo, io avevo 7-8 contagi al giorno, sì, sì, ed eravamo in zona arancione, sì, no? E quindi ero ampiamente sopra i 250 ogni 100.000, perché ne avevo tanti. Adesso veramente siamo tranquilli, no? Perché poi la gente giustamente si è spaventata anche, quindi è stata più a casa. Però avere un minimo di se uno ha, mettiamo che io avessi un prato enorme su cui poter far distanziamento a tutti, eccetera, eccetera, non posso comunque permetterlo di farlo perché dall'alto mi dicono no a prescindere, no? È quello il punto. E alla fine, allora toglietemi la responsabilità della sanitaria e della sicurezza, se intanto non posso decidere, ok? Ma sono responsabile di decisioni, certo, altrui. Fate decidere direttamente ad altri, io non ho, come dire, non ho competenze in merito. Cosa potete fare eventualmente voi come comune? Come comune adesso vogliamo vedere se quello che dicevo prima, nella rendicontazione dei fondi Covid, abbiamo tentato di stare più parsimoniosi possibile, e chiudere il bilancio dell'anno scorso è stato complesso, perché voi pensate tutte le minori entrate che un comune ha avuto, e noi solitamente il bilancio lo si fa all'inizio dell'anno e le spese poi corrono, ci sono, se poi le entrate sono meno. L'ente pubblico ha l'obbligo del pareggio del bilancio, se entra 100 devi spendere 100, se poi a metà anno ti trovi che entrano soltanto 80 devi cominciare a tagliare e non puoi tagliare la luce, per dire, no? E poi sono arrivati questi fondi e adesso vediamo come possiamo rendicontarli, se possiamo riuscire a dare una mano alle attività produttive, dico in generale. L'unica cosa che siamo riusciti a fare è una sorta di sconto sulla tassa rifiuti, che è l'unica tassa nostra in sostanza su cui il comune può agire un po'. Che dovete ribaltare la tassa rifiuti, esatto. Esatto, cioè, la cosa per la gestione. La Tari, la TOSAP, eccetera, quella è di gestione, sono le uniche tasse comunali, il resto l'IMU ormai è fissa su certo. E l'addizionale comunale, queste cose qua, e su cui possiamo fare dei regolamenti un pochettino più vari. Allora sulle attività, io penso a un ristoratore, voi pensate a un ristoratore che ha comprato a gennaio dell'anno scorso il locale, cioè, certo. Cosa fa? Come chi ha magari comprato la licenza, no? Ok, certo. Dici, cioè magari ti sei fatto, come si vuol dire, i puffi, no? E poi sono stato un anno e mezzo che non ho potuto praticamente lavorare. Allora, su questo abbiamo già deliberato, eccetera, e c'è un aiuto. Adesso vediamo se questi soldi che ci sono arrivati per il Covid, in base a come possono essere rendicontati, se no non li dobbiamo restituire. E allora, cioè, prima te li danno, poi tu li spendi e poi ti dicono le spesi come non va bene, devi, quindi ridammeli indietro. No? Ma forse e siamo messi probabilmente male. Il problema proprio di fondo, forse di fronte a una mancata, diciamo, organizzazione dalla punta della piramide, mi permetterei di dire, in una situazione che, in cui siamo stati travolti, sì, poteva essere giustificata nell'arco del primo periodo della pandemia, quindi nello scorso anno. Direi che forse adesso avremmo già dovuto molto più pianificabile e programmabile. Esatto, però questo bisogna dirlo, che comunque gli stessi enti locali, le stesse amministrazioni, direi che sono rimaste sole come siamo rimasti soli noi. Questo è molto chiaro, no? Cioè, penso. E sicuramente, però, io torno su quel punto, e quello deve essere proprio il motivo di, assieme a noi, assieme alla popolazione, assieme alle attività produttive, il MEF ce lo insegna, cioè dobbiamo secondo me fare veramente un pensiero per poter cercare di dare una spinta maggiore nei confronti, logicamente, l'interfaccia e la regione,
per la regione. Quando io sono convinto che quando la regione si ritrova un determinato tipo di pressione, no? Certo. Anche dal punto di vista, cioè, della linea commerciale, ma non solo, comunque si trova un certo punto di pressione, perché poi dopo lei stesso poi assolutamente il suo compito, il suo campo, tutto quello che riguarda la società, il paese che rappresenta, le problematiche sono mille, però ecco, si inizia a spingere maggiormente. Non è nemmeno giusto che lei debba rendicontare del denaro ed eventualmente poi restituirlo se non l'ha speso bene in una situazione di emergenza. Esatto. Di questo tipo. Esatto. Tu, Stato, come nei nostri confronti, devi mettere a disposizione delle risorse tali che mi consentano di andare avanti. Se poi ho sbagliato a fare una virgola in quello che è il documento, o ho sbagliato a fare una virgola nella richiesta di quello che è un fondo, che in questo momento non c'è, ma è che è complesso da capire, non devo essere immediatamente penalizzato, no? Quindi ecco, questa situazione deve aiutare a, certo, dire siamo più forti nei confronti della regione, e la regione deve fare un po' più di forza, direi, nei confronti dello Stato, unendosi con le altre regioni. Certo. Io la penso, certo, penso di interpretare, la penso così. E poi, consentitemi l'ultima parola, fateci aprire, cioè, nel senso che io lo dico così, l'appello è: vogliamo tornare a lavorare, vogliamo tornare a aprire, abbiamo la nostra dignità, la basta nostra manifestare vita. Adesso, cioè, abbiamo manifestare, la necessità di lavorare. Esatto, guarda, avere, allora, solitamente uno viene a chiedere aiuti, no? Invece qua uno chiede di lavorare, lavorare per meglio, cioè, nel senso. Poi la Costituzione, ci insegna che è un diritto, no? Cioè, nel senso, nobilita l'uomo, cioè, nel senso, quindi non stiamo chiedendo, non vogliamo vivere di sussidi, certo, non vogliamo, non lo so, ecco, cosa dobbiamo ancora fare? Chiediamo di lavorare, io voglio, certo, vedere, no? Generalmente si dice, ma preferisco stare in poltrona, certo, piuttosto, no, che lavorare, e qua vogliamo lavorare. Certo. Ecco, comunque, niente, per un'altra eventuale zona rossa noi lavoreremo oppure no? Ma è quello che si sta chiedendo per l'appunto, che si è portato avanti, che la zona rossa diventi una zona arancione, cioè, ovvero sia zona rossa, ma nello stesso tempo abbia quelle che sono le regole della zona arancione, che possiamo continuare a lavorare in sicurezza. Questa è la richiesta che sta andando avanti sul tavolo a Roma, che ha già in mano il nostro presidente della regione Cirio. Noi possiamo soltanto sostenere questa proposta. Ma l'avete già supportata o lo faremo? Detto, oggi abbiamo fatto la manifestazione, questo incontro, certo, eccetera, eccetera, e siamo ben disponibili a riprendere e rilanciare l'iniziativa. Capito. Lavorando in sicurezza, quindi, ma questa è la condizione sine qua non, però permettendo alle persone di lavorare. Siamo all'esterno, nel senso. Poi le dico, siamo paesi dove il distanziamento c'è. La densità di popolazione è quella che è. Quindi l'ok chi ve lo deve dare? L'ok ci deve arrivare dal DPCM. Esatto. Quello che esce, esatto. Quindi in base a quello che c'è scritto lì, ok, si apre, si chiude. Però lavoriamo veramente per il futuro, cioè per il futuro che è da domani, no? Certo. Cioè, nel senso, se ci ritroviamo in una situazione di questo tipo, noi non vogliamo più ritrovarci. Io sono convinto che tanti di noi non accettino più di sentirsi dire non torni a lavorare, quindi che vengano poi prese delle decisioni. Io non posso interpretare, e questo è un mio pensiero e quanto percepisco, no? Magari poi inizia poi a nascere veramente il pensiero di dire: a me personalmente non mi interessa più di niente, nessuno mi aiuta. In fondo, non lo so, io non ho mai visto arrestare nessuno, e questo sarebbe veramente il paradosso, da una forza dell'ordine mettere qualcuno in galera perché ha voluto lavorare, onestamente. Se qualcuno decide di mettere qualcuno in galera perché lavora onestamente, quindi il pensiero è: da oggi ci riproponiamo risolvere questo problema innanzitutto, ma qualora non sia, io immagino che tutti coloro che sono stati costretti a rimanere fermi dicano: non mi sta più bene, io me ne torno sul posto di lavoro. Intanto voglio vedere chi mi arresta, no? Giustamente, no? Perdonatemi, ma sì, questo momento possiamo semplicemente avere alla regione la vostra, grazie, posizione, grazie, e sperando che veramente venga sentita, perché capiamo assolutamente tutto, quindi ci adopereremo per fare. Noi tra l'altro quest'anno praticamente siamo stati a casa 5 mesi.
è come se un pensionato, uno che lavora, sono stati 30 mercati l'anno scorso, non prendesse lo stipendio per 5 mesi, diventa difficile gestire una cosa, anche perché le spese corrono. Visto che siamo in tanti, visto che ci sono loro, possiamo vedere che siamo tanti? Sì. Ci mettiamo magari un po' a distanza tutti quanti, va bene? Sì. Cosa dite? Che visto che ne abbiamo tanti. Sì, anche tu, ma sì. Ci spargiamo un po'. Se avete bisogno, siete a posto? Thank you.